Buongiorno campioni! È mattina, io sono sveglio da diverse ore e questo è il momento di parlare di cosa diavolo è successo questa notte. Per chi di voi mi seguisse su Instagram, sa che ho guardato tutta quanta la direttona, non quella di Mentana perché c'era della gente allucinante, ma ci arriveremo tra un secondo. Giusto parlare di quello che sta succedendo adesso. E in questo momento in cui sto registrando sono le 8:30 del mattino, quindi è probabile che accadranno un sacco di cose mentre registro, mentre monto, cioè fuori della gente sta facendo delle cose, ma non importa, noi andremo avanti lo stesso. Quindi, ora sigla e poi prendo un caffè. Allora, nel momento in cui sto registrando non è ancora assolutamente chiaro chi abbia vinto, perché devono essere calcolati ancora milioni di voti che sono arrivati per posta ai vari scrutinatori. Quindi adesso soltanto ora li stanno calcolando. Ma già possiamo tirare un piccolo bilancio e capire cosa diavolo sta succedendo. Ma dobbiamo partire dall'inizio. Allora, per chi di voi non avesse ancora capito come funziona il sistema elettorale americano, praticamente è una roba del genere. Ognuno dei 50 stati americani ha un numero preciso di grandi elettori. Questi grandi elettori sono ex sindaci, ex deputati, ex senatori, uomini del partito, gente che poi andrà a eleggere il presidente. Per dire, il Texas ne ha 38, la Florida 29, il Vermont 3. E in totale questi grandi elettori sono 538. Pertanto, per vincere la presidenza è necessario ottenerne 270, quindi appunto la metà più uno. E ricordiamoci che durante le elezioni tutti quanti i grandi elettori all'interno di uno stato vengono vinti dal partito che prende più voti. Quindi, per esempio, di nuovo siamo in Texas e c'è il partito repubblicano, per dire, che prende il 34%. Poi c'è il partito democratico che prende un po' meno, il 33%. E poi c'è un terzo partito che chiameremo il partito Salamadonna che prende anche lui il 33%. Ora, a numeri vince il partito repubblicano perché ha preso il 34%, pertanto nonostante la stragrande maggioranza della popolazione non abbia votato per il partito repubblicano si porta a casa 38 elettori. È un sistema elettorale meraviglioso dove non è assolutamente proporzionale il rapporto tra la popolazione e i grandi elettori. Il peso di un elettore nel Vermont ha tre volte il peso elettorale di uno nel Texas. È una cosa meravigliosa, ma questa è un'altra storia. Vi lascio un link in descrizione dove parlavo di quella roba, è tutto quanto qua sotto, ok? Ma non è questo il punto. La cosa importante da capire è che non è tanto importante vincere il voto popolare, quindi la maggioranza dei voti della popolazione dei singoli cittadini, ma è importante vincere il voto degli stati, ok? Soprattutto gli stati giusti. Ovviamente ciascuno di questi 50 stati ha una sua tradizione elettorale, quindi tipicamente vince sempre lo stesso partito. Quindi ci sono gli stati rossi, che sono appunto gli stati dei conservatori, gli stati dei repubblicani, che sono tipicamente quelli del centro-sud, quindi appunto tutta quanta la Bible Belt, questi posti pieni di cristiani evangelici, quindi se no Texas, Oklahoma, Alabama, Louisiana, quindi quell'immaginario lì, no? Sai, lo straccione nella palude che suona il banjo, il redneck bifolco che mangia il grano turco, che gli mancano due denti e il cappellino, le cugine nel fienile, il texano che tira le pistolettate, quella roba lì, no? Mentre invece poi ci sono anche gli stati blu, che sono appunto quelli della costa orientale, dove c'è essenzialmente la civiltà. Sì, non lo voglio fare politicamente corretto, dove c'è essenzialmente la civiltà, no? Quindi tipicamente le varie coste, la costa occidentale, quindi appunto la California, e quella orientale a nord, dove ci sono le famose città, New York, Philadelphia, Chicago, bla 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 bla, poi sopra il Massachusetts, eccetera eccetera. Ma non ci sono soltanto i rossi e i blu, perché ci sono anche i purple states, ossia appunto gli stati viola, che sono degli stati che ogni tanto cambiano, no? Quindi sono essenzialmente quelli che gestiscono le elezioni. I più famosi sono la Florida, la Virginia, la Carolina del Nord, ogni tanto anche, ma in particolare c'è stata una lunga lista di swing states da tenere sotto controllo durante queste elezioni. Ma quest'anno si è tenuto sotto controllo molti altri swing states e in particolare è stato tenuto sotto controllo la Pennsylvania, e su questo ci arriveremo tra un pochino. Ora, come sono andate le cose nel corso della notte? Alle 6:53 del mattino, qui in Italia, Biden è effettivamente in vantaggio, ma è un dramma, perché in tutti questi swing states, tranne che in Ohio, o ha vinto Trump o è in netto vantaggio. Questo vuol dire che sì, magari per ora Biden è in vantaggio, ma se non c'è un ribaltone, Trump potrebbe vincere con più di 280 grandi elettori. Ciononostante, Biden compare in pubblico e si congratula con tutti e dice che bisogna aspettare i voti per posta. Lo so, e adesso ci arriviamo ai voti per posta, ma ci sono comunque da sottolineare dei successi che ci sono stati sia per i democratici che per i repubblicani, che secondo me vale la pena notare. Per esempio, per i democratici, l'Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, scusate, sono una bestia.
e Ayanna Pressley vincono nei loro distretti della Camera dei rappresentanti. Queste donne rappresentano l'ala più progressista e socialdemocratica del partito e vengono chiamate The Squad, ed è probabile che con l'elezione in Missouri della deputata Cori Bush e di Jamal Bowman a New York, è probabile che quest'ala si ingrossi ancora di più. E questo, tra l'altro, per appunto i progressisti è un grande successo, perché il Partito Democratico è un enorme tendone. Con il gerrymandering e per come funziona il sistema elettorale americano, che favorisce i repubblicani, tipicamente il Partito Democratico è veramente, cerca di essere il più largo possibile, di far inglobare il più gente possibile, e si cerca di tenere lontani gli schieramenti più tra virgolette estremi. Ora ricordiamocelo, ciò che è estremo negli Stati Uniti, per esempio non pagare $9,000 l'ambulanza, per loro è una cosa estrema, mi rendo conto. Però invece il fatto che siano così tanto aumentate questo tipo di figure molto più progressiste, molto appunto più socialdemocratiche all'interno del partito, più centrista, più economicamente liberale che ci sia, è comunque una svolta da sottolineare. Mentre invece per i repubblicani ha vinto per la settima volta di fila Mitch McConnell al Senato. Ora, Mitch McConnell, detto anche uomo tartaruga, uomo dal collo di tartaruga, uomo particolare, è stato uno delle più grandi spine nel fianco dell'amministrazione Obama. Proprio lui è proprio quello che ti para le cose, cioè proprio si mette lì e non puoi fare niente. Obama ha cercato per tutto quanto il corso della sua amministrazione di appuntare tutta una serie, stiamo parlando di dozzine di giudici nelle varie corti federali, ma siccome il Senato era dei repubblicani e Connell era il capo delegazione dei repubblicani al Senato, lui ha impedito a Obama di fare tutte quante queste cose, di appuntare oltre che una serie di politiche soprattutto questi giudici, che poi verranno riempiti invece da Trump successivamente. Oltretutto è stato anche un personaggio fondamentale per sabotare il processo, appunto vai dal Russiagate fino all'impeachment di Trump, è uno che ti blocca le cose di nuovo. Quindi ha rivinto, è di nuovo al Senato, quindi buon per lui. I repubblicani hanno avuto anche loro i loro grandi successi, quindi complimenti a tutti. Ora, alla Camera. Sta venendo un dubbio atroce. Ok. Quando avevo controllato per l'ultima volta i democratici sembrava che avessero recuperato perché prima nelle elezioni midterm 2 anni fa i democratici avevano aumentato il loro dominio sulla Camera dei rappresentanti. Adesso qua invece mi dice che ne hanno persi 3, quindi i repubblicani ne hanno presi 3, quindi è ancora molto dubbia la cosa e non sapremo niente, quindi non si sa. Per il Senato invece come sta andando? Pari. Pari. Oh mamma, non si è capito niente. Ok, d'accordo, ma a parte questo, guardiamo invece le elezioni generali, perché nel momento in cui sto parlando, ora come ora, che sono circa le 8:40, Biden è leggermente in vantaggio, ma deve vincere negli stati dove ora è in vantaggio, quindi appunto Maine, Nevada e Arizona, ma deve vincere anche la Pennsylvania e almeno uno degli stati del Midwest. E se per caso questa cosa non riesce a farla, e non è una cosa da poco, allora Trump vincerà. E sarà una festa in ogni caso. La cosa importante adesso è che devono essere di nuovo scrutinate milioni di voti che sono stati mandati per posta, perché questa è stata la grande novità, non c'è mai stato un numero così alto di voti mandati per posta. Ora gli americani sono mesi che continuano a chiacchierare di questa cosa dei voti inviati per posta, si sono chiesti ma effettivamente c'è il rischio di brogli? No, hanno fatto degli studi, non c'è il rischio di brogli, al massimo ci sono delle disattenzioni, ma è essenzialmente sicuro. Poi certo, sì, ho messo sulla 7, ho visto che c'era una signora che diceva che tanto per cominciare i democratici sono molto portati al brogliare, e questa cosa non l'ho capita, e che poi tipicamente sì, i voti per posta sono esattamente quelli che vengono, che viene fatto il broglio, quindi io ho pensato, ma se dovete invitare della gente che dice boiate per fare massa e fare un po' di casino, ma invitate me, sono molto più bravo, ho studiato per fare spettacolo, quindi vengo anche pagato molto meno essenzialmente, quindi dottor Mentana, io sono qua, quindi non si preoccupi, io prendo 9 euro all'ora, quindi faccia lei.
Adesso in questo momento c'è Trump che è salito e ha detto sì, adesso faremo un sacco di cose, stiamo stravincendo, eccetera, eccetera. Ora, a parte il fatto che dovremo aspettare probabilmente delle altre ore, probabilmente anche forse un paio di giornate, forse addirittura, non si è capito, però dobbiamo parlare di una cosa importante e per questo io vi lascio in link un articolo del Post che come al solito è un faro nella notte, perché ho provato a guardare su Repubblica, è un inferno, è veramente un inferno, siete degli... Perché mi arrabbio? Il punto è, c'è una cosa che accade nella politica americana quando ci sono gli ultimi colpi, ossia quando sta finendo il periodo di broglio, stavo per dire, quando stanno finendo di contare i voti, ossia che un candidato presidente dichiara la vittoria. Nel momento in cui dichiara la vittoria, il mondo decide, ok, allora tu sei il vincitore, e quindi arrivano i giornalisti, arrivano le telefonate dei grandi leader, ti dicono complimenti, bravo, e si scatena un casino nel fine del mondo, arriva una pressione incredibile nei confronti di quelli che stanno ancora contando le ultime schede, si velocizza tutto quanto il processo e rischiano di venire coinvolti anche tutti quanti quei tribunali che poi devono confermare questo, e questo può portare a dei macelli allucinanti. Questo era successo per esempio anche nel 2000 con l'elezione tra Bush e Gore. Alla fine venne fuori che Gore, che era il candidato democratico, vinse a livello di voti popolari, avrebbe vinto, era una cosa risicatissima, e sarebbe diventato presidente, ma non avevano finito di contare dei voti di un altro stato, ma lui cercò di fare ricorso, ma il tribunale aveva già detto che no, ormai Bush si era dichiarato presidente, e quindi no, Bush è rimasto al governo. È stata una delle più grandi, appunto, uno dei più grandi casi giudiziario elettorali di sempre. Quindi cosa succede? Se per caso in questo momento in cui mancano milioni di voti, Trump si mette a dichiarare la vittoria, rischia di scoppiare un casino incredibile, d'accordo? Perché in questo momento lui potrebbe arrivare anche in vantaggio, no? Perché sono stati calcolati la maggioranza dei voti che sono stati fatti al seggio, ma non quelli per posta. Ed è probabile che per adesso lui sembrerà in vantaggio, ma nel momento in cui, ma prima che vengano calcolati anche quelli per posta, che tipicamente arrivano dalle grandi città e tipicamente sono stati dei democratici, in cui può ribaltare completamente il risultato, se lui dichiara la vittoria si incasina tutto. E lui gli hanno chiesto, ma lei dichiarerà la vittoria? Gli hanno anche chiesto in una delle domande del dibattito, lui disse io no, non ha risposto, non mi ricordo, però mi piace molto l'immagine di Trump che fa no io, una persona così per bene. Poi ci sono tutte quante anche le contromosse, perché se per caso gli impediscono di dichiarare vittoria, se per caso c'è qualche casino di qualsiasi tipo, lui sta già cominciando a pensare a delle robe legali per fare ricorso. In ogni caso, ragazzi, questo era soltanto per spiegarvi cosa diavolo vi sta succedendo. Io sono probabilmente strafatto con ogni probabilità e devo essere più breve possibile, quindi adesso carico il video e speriamo che non accada niente nel frattempo. Scusate la confusione, spero di essere stato abbastanza chiaro. Ora non credo che andrò a dormire, credo che rimarrò qua. Adesso monto al volo il video e questi qua sono i miei Patreon, sono tutti quanti i nuovi Patreon. Se per caso volete sostenere il mio progettone, il link è qua sotto in descrizione. Io mi sono fatto anche una pasta prima di venire qua, alle 7 del mattino. Non ho fatto benissimo, dai.